Martedì pomeriggio a Roma, presso la Sala della Regina del Palazzo di Montecitorio, è stata presentata la relazione semestrale 2023 della Corte dei Conti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il documento evidenzia come il picco di spesa per il piano si avrà nel biennio 2024-2025, con valori annuali che supereranno i 45 miliardi. Nel semestre in corso, il PNRR impone ulteriori 27 obiettivi europei, di cui solo uno è stato già raggiunto. Segnalate criticità nel reclutamento del personale dedicato al PNRR, in difficoltà le amministrazioni nel garantire la continuità operativa delle strutture. Il recente decreto legge 13 del 24 febbraio scorso è intervenuto su questa problematica, permettendo di avviare procedure di stabilizzazione delle risorse professionali dedicate. Tra i presenti anche il ministro Raffaele Fitto, che si è detto sereno e ottimista riguardo lo slittamento della consegna della terza tranche del PNRR e ha sottolineato l'assenza di tensioni con l'Europa. Il mio accento non tradisce l'appartenenza territoriale, quindi ne parlo con la grande senso di appartenenza del territorio, ma anche con la grande consapevolezza delle cose che vanno cambiate. Noi non possiamo immaginare, se questo è il risultato, di continuare ad avere una programmazione simile a quella precedente, con una parcellizzazione della spesa che ne polverizza totalmente l'efficacia e la possibilità di dare dei risultati rispetto a quei dati economici che giustamente indicate all'interno della relazione, che sono alla base della possibilità di una ripresa economica e di una crescita strutturale del Mezzogiorno d'Italia. Perché non per sottolineare le mie responsabilità, ma se il Presidente Meloni ha voluto mettere in campo la delega degli affari europei insieme alla delega sulla coesione, insieme alla delega sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha già indicato quelle che sono le linee programmatiche del Governo e quello che è un obiettivo sul quale è necessario intervenire per affrontare anche le criticità di fronte alle quali ci troviamo. A seguire la relazione anche Antonio De Caro, presidente dell'ANCI, ha elogiato lo sforzo straordinario dei comuni nel realizzare il piano, invitando però ad evitare polemiche e a fare squadra per affrontare le sfide del PNRR. Più in generale pensiamo sia necessario parlare anche chiaramente della questione dei ritardi. Ora, io non voglio smentire una convinzione diffusa che la capacità di spesa sia un problema che non risolveremo. Io credo che lo risolveremo e non deve essere un problema italiano. Veniamo spesso additati come quelli che non riescono a spendere. Credo che bisogna fare squadra e accettare tutti insieme una sorta di assunzione di responsabilità, altrimenti ci ritroveremo tra poco sui giornali a fare gli addebiti reciproci di incapacità, di ritardi, di inadempienze, una sorta di scaricabarile. Noi sindaci non vogliamo restare col cerino in mano sicuramente, però siamo i primi a dire, nel momento in cui ci accorgiamo che ci sono dei comuni che non vanno avanti, lo diremo in maniera trasparente, cercheremo di trovare delle soluzioni insieme per accelerare, supportandoli, aiutandoli, destinando quelle stesse risorse a qualche altra opera complementare all'interno dello stesso comune, all'interno dello stesso territorio. Però già oggi dire che i comuni sono in ritardo, non c'è nessuna statistica che lo dice, per il solo fatto che non abbiamo ancora cominciato a spendere, siamo nella fase in cui stiamo ancora firmando le convenzioni. Dopo le convenzioni passeremo alle fasi autorizzative e poi cominceremo la spesa. Potremmo dire se un comune è in ritardo, lo potremmo certificare tra un anno. È chiaro che non dobbiamo aspettare un anno, ma se rafforziamo il sistema Regis dobbiamo verificare all'interno di quel sistema le procedure tutti insieme, magari non solo per il PNRR ma anche per le altre spese degli enti locali, per cercare attraverso il monitoraggio di dare una spinta.